Vi rubo pochi secondi per fare questo importante annuncio. Incontriamoci giovedì 28 aprile, ore 17, alla boutique di Pineider di Milano, in via Manzoni 12, centralissima. Una location meravigliosa per la mia presentazione del libro. Si tratta della mia seconda presentazione del libro Consigli da amica, che vi è piaciuto tantissimo. A Firenze è stato un gran successo e non vedo l'ora di ripeterlo a Milano. Per partecipare basta prenotarsi con nominativo a questo indirizzo email ed è necessario avere il Green Pass rafforzato. Mi raccomando, affrettatevi perché i posti sono limitati. Tendenze chic, primavera-estate 2022. Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi a grande richiesta si parla di tendenze. Ho fatto una diretta sul mio profilo Instagram qualche giorno fa, anzi se non mi seguite seguitemi subito perché metto tantissime foto interessanti e spunti. Ma per il canale YouTube ho pensato a un video dedicato alle tendenze chic, sì perché quest'anno ci sono tante tendenze volgari. Ma quali sono le tendenze più eleganti, o meglio dire più degne di nota? Lo scopriremo in questo video e vi invito a guardarlo fino alla fine per non perdere delle succulente novità. La prima tendenza davvero chic sono i tailleur, o meglio dire i completi, giacca e gonna. Credo che questi tailleur siano estremamente femminili ed eleganti allo stesso tempo. Possiamo sceglierli del colore che più ci piace o anche a fantasia, perché no? Il completo giacca gonna è un essenziale da avere nel nostro armadio, soprattutto in questa stagione, perché lo possiamo usare per tante occasioni, ad esempio le cerimonie, ma anche banalmente per andare in ufficio. Un'altra tendenza degna di nota sono le camicette trasparenti o comunque giocare con le trasparenze. Possiamo avere una camicetta trasparente vedo non vedo senza essere volgari. Trovo che questo tessuto trasparente dia un effetto un po' petalo di fiore. Che ne pensate? Vi piace? Quest'anno vanno anche le perle come decorazioni, quindi perle sugli accessori. Questa è una tendenza che abbiamo già visto negli anni passati, ma secondo me se sapute abbinare, sapute scegliere, queste decorazioni sono davvero carine, leziose, femminili, danno quell'effetto più completo e più grazioso al look. Come potevo io non citare i look monocromatici, quindi i look tutti dello stesso colore? Credo che allunghino la figura e siano molto chic, molto eleganti. Le stampe colorate, io preferisco quelle floreali, lo sapete che adoro tutto ciò che è femminile. Ma sul mercato possiamo trovare stampe anche geometriche, stampe un po' per tutti i gusti. Ho notato comunque che ci sono tanti rimandi agli anni 70. Una tendenza che non è mai passata di moda è la giacca in pelle, del modello che preferiamo, ma io comunque sono una grande fan del chiodo. Indossare il chiodo ci consente di avere sempre un look fresco, mai scontato, originale. Lo possiamo abbinare in mille modi, anche coi vestiti graziosi e femminili. Ovviamente potete trovare sulle varie riviste tante altre tendenze per questa stagione, ma io ho voluto sottolineare queste. Che ne pensate? Qual è la vostra tendenza preferita? Fatemelo sapere qua sotto nella sezione commenti e fatemi sapere anche se c'è qualcosa che non vi piace, eh? È bello parlare di questi argomenti, mi mette tanta allegria. Se volete qualche consiglio di stile, mi volete scrivere in privato o mandarmi anche le vostre foto, potete farlo sui miei vari social, soprattutto su Instagram. Vi invito a seguirmi lì, mi trovate col nome Elena T. Ovviamente sono attiva anche sugli altri social come Facebook e TikTok. Io vi ringrazio per aver guardato il video e a questo punto vi rimando al prossimo. Ciao!